Allora ci troviamo a cospetto della placca per provare le cartucce dispersanti, o meglio la dispersante elicoidale caricata con SIP che abbiamo visto in video presentata sul bunker poco tempo fa. Insieme proveremo un'altra dispersante da 35 grammi in piombo 9,5, che sinceramente non so se il video è già uscito oppure uscirà nel momento in cui vedrete questo della prova in placca. La proveremo con il mio Browning calibro 12, nell'occasione con strozzatura cilindrica. La proveremo a una distanza, il primo tiro, di 12 metri. Proveremo la dispersante SIPE, che monta un pallino del 9, se non mi sbaglio. Attimo che controllo, perché logicamente non posso ricordare tutto. Sì, 33 grammi dispersanti borra liquidale, pallino del 9, che proveremo a 12 metri, nelle condizioni proprio da caccia alla beccaccia, siccome piove da stamattina. Cartuccia con pressione intorno ai 770 bar e una velocità di 400 metri al secondo. Proviamolo in qua. 12 metri, cilindrica. Andiamo a vedere. Allora, 12 metri, cilindrica, borra elicoidale, 33 grammi di pallino del 9. Non vedo tanti vuoti, vedo sinceramente una bella rosata che quasi quasi copre tutta la placca. Adesso la proveremo alla distanza di 15 metri. Questo è il paletto dei 15 metri, quindi tirerò più o meno a un 14 metri dal vivo di volata. Sempre stessa cartuccia, parliamo della SIPE, 33 grammi dispersante in piombo 9, 14 metri. Nel primo caso la beccaccia non ha avuto scampo, nel secondo penso peggio ancora. Allora, cioè, che dire, giudicate voi. Rosata a dir poco eccezionale, dai 12 ai 15 metri, copertura perfetta col cilindrico, perfetta, la beccaccia non ha scampo. Allora, sempre alla distanza di 12 metri più o meno, il primo tiro vedremo questa 35 grammi che è dispersante in piombo 9,5, che monta una borra della Baschieri, dispersante della Baschieri. La vedremo sempre col Browning con il cilindrico. Stessa velocità più o meno con la cartuccia che abbiamo visto prima della SIPE, a circa 70 barre in più, 60-70 barre in più, quindi cartuccia magari più dedicata all'inverno. 12 metri. Bellissima rosata. A differenza della SIPE si notano i pallini in più, essendo una numerazione, quasi una numerazione più piccola di pallino, ben 2 grammi in più, quindi ci sono più pallini, che poi logicamente li vediamo in placca. Questa qua, a differenza di SIPE, col contenitore Baschieri vediamo una maggiore centralità. Molto probabilmente sono i pallini che sono contenuti nel cilindretto interno del contenitore Baschieri che tendono ad allungare il tiro. Infatti questa adesso la proveremo, il secondo colpo, a 20 metri. Allora cercheremo di sfruttare al meglio quella parte del contenitore Baschieri provando la cartuccia a 20 metri, o meglio 20 metri mi piazzerò io, quindi più o meno 19 metri, per vedere se questo contenitore riesce a mantenere la stessa centralità che abbiamo visto del tiro a 12 metri, vedendo se offre una buona copertura centrale anche alla distanza di 19 metri. Pronti? E andiamo a vedere. Ed ecco come deve essere una dispersante. Guardate la copertura della placca, è impressionante, buona centralità ancora
ai 20 metri, no? Ai 19 metri, ottima centralità, ottima rosata, niente da dire, cartuccia fenomenale da beccaccio che è stata usata sul campo con risultati eccezionali, e la prova in placca rileva l'eccezionalità di questa carica. Carica molto performante, rosata ben distribuita, con pochissimi vuoti sia sulla corta che sulla media distanza. Sulla corta distanza si hanno centralità maggiori, che in alcuni casi potrebbe andare a rovinare il selvatico, ma magari basta aumentare di poco la numerazione del pallino, essendo che questa era una 9,5. Ok, prova molto molto interessante. Vi ringrazio per la visione del video e vi do appuntamento al prossimo, sempre sul Bunker Wild.